Chiesa all'incrocio dei pali. Un gol pazzesco! Amici di Sport Italia, appassionati di pallamano, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Handball Mania, ospite nei nostri studi Sandro Pagaria, presidente regionale della Sicilia della Federazione Italiana Gioco Handball. Grazie. Buonasera Sandro per aver accolto il nostro invito, ex arbitro di grande esperienza nazionale e internazionale. Saluto Matteo Aldamonte. Buonasera. Come sempre sportivo, visto Matteo senza giacca, insomma è un abitué. Questo stile smart, come è smart anche il massimo campionato maschile con il quale cominciamo questo numero, questo appuntamento settimanale che continua a far registrare, Matteo, risultati anche sorprendenti, se vogliamo. No? Interessanti, sì. Per quanto riguarda la vetta, c'erano due partite intanto che non sono state giocate per alcuni rinvii, ma soprattutto il Bolzano che continua a fare punti, continua a mantenere intatta la sua serie positiva. E poi c'è Trieste, quinto risultato utile consecutivo. Direi di vedere il servizio per capire cosa è accaduto e cosa accadrà nel campionato di Serie A1 maschile. La Serie A1 maschile arriva alla pausa internazionale che darà il via alle qualificazioni agli Europei 2020 con una classifica che è testimonianza di un campionato senza punti di riferimento. Nei primi sei turni di regular season è successa praticamente qualunque cosa: sconfitte inattese, serie di risultati utili consecutive ben oltre i pronostici, qualche delusione e tanto, tanto equilibrio. Nel fine settimana si giocava per una sesta giornata orfana di due incontri, quello tra Pressano e Conversano, coi trentini che nel frattempo strappano l'accesso ai sedicesimi di Challenge Cup, e l'altro che opponeva Siena a Fasano, rinvio obbligato per gli impegni olimpici di bronzo e notarangelo nelle fila dei pugliesi. Voce al campo dove c'è una capolista solitaria seppur solo per il momento ed è il Bolzano che batte 31-23 Bressanone nell'atteso derby regionale. Alla squadra di Kramer non bastano i 7 gol di Basic, miglior marcatore del confronto, mentre nelle fila bolzanine il top scorer è ancora una volta Arcieri con 6 reti. Quinto risultato utile consecutivo per Trieste che impatta sul 23-23 con Merano, partita nervosa al Chiarbo, la Diavoli neri avanti 14-11 al termine del primo tempo, vantaggio quello ospite che perdura fino al 53esimo, ovvero fino al 21-21 Giuliano. Il gol di Radojkovic al 58esimo illude Trieste, Merano in un finale convulso pareggia con Rottensteiner. Seconda vittoria in stagione per Cingoli, il pala quaresima si rivela ancora preziosissimo per i marchigiani che ridimensionano gli entusiasmi di Cologne e si impongono col finale di 33-25. Per un Cologne che perde l'altra lombarda della massima serie, il Cassano Magnago torna invece a sorridere. Lo fa in rimonta, soffrendo contro Bologna e rimettendo in piedi una partita tutta in salita nei primi 30 minuti. Squadra a riposo con gli emiliani avanti 12-9, al 44esimo il pari, 18-18 e tutto da rifare. Il finale è del Cassano Magnago, 21-19 al 51esimo, 24-21 al 55esimo e vittoria in cassaforte. Le emozioni più belle di giornata le regala comunque il Match of the Week, il 18esimo derby laziale in Serie A1 tra Fondi e Gaeta premia la squadra di De Santis davanti a 1500 spettatori in una vera e propria festa di sport. Sul campo regna l'incertezza per 53 minuti fino al 20-20, poi un break di 4-1 dei padroni di casa col croato Travar trascinatore per decidere l'incontro e fare festa. Ora tutti in pausa, ad eccezione di due gare che completeranno il programma del mese di ottobre, un altro derby sentitissimo Bressanone-Merano il 19 ottobre prossimo e poi il 30 ottobre la trasferta proprio del Fondi sul campo di Fasano. Bene, questo è il quadro completo, dicevamo con Matteo Aldamonte, grande equilibrio, non si fa tempo a esaltare, non so, l'impresa del Cologne che batte il Cassano, che poi settimana successiva annotiamo la sconfitta del Cologne sul campo del Cingoli. Questo per fare un esempio e per testimoniare come, al di là di due squadre, penso Bolzano, penso Conversano, in parte Trieste, domini l'equilibrio di valori in campo, Sandro. Ma sì, in realtà è un campionato che è il girone unico, quindi dal girone unico si aspetta un livello... bisognava attendersi questo equilibrio. Un equilibrio importante, anche perché l'interesse sul girone unico deve essere proprio questo, cioè le partite scontate rischiano di svilire anche questo tipo di formula. È chiaro che chi fa da padrone in questo momento sono delle formazioni consolidate nella massima serie che hanno un curriculum non indifferente e si confermano chiaramente tra la leadership di questo campionato. Assolutamente sì, anche se manca l'appello al momento, nonostante abbia ancora un
match da recuperare, il Fasano, che è probabilmente tra le grandi quella che ha deluso di più fino a questo momento. Forse troppi cambiamenti in organico per il team pugliese. Sicuramente ha fatto tanti cambiamenti e quando si cambia tanto generalmente si fa fatica a ingranare. Però io non credo che in questo momento la classifica del Fasano rispecchi il vero valore del Fasano stesso, perché sono convinto che alla lunga arriverà molto più in alto rispetto a quello che è l'attuale classifica. Tra poco Matteo ci darà il quadro completo del prossimo turno, quantomeno di quello che succederà tra un po' di tempo, soprattutto la classifica. Consideri il Bologna invece la delusione tra le delusioni, il Bologna di Tedesco? No, ma anche lì secondo me il Bologna è una squadra molto giovane e quindi l'esperienza certamente è quello che magari fa la differenza in un campionato così strutturato dove abbraccia tutte le realtà più importanti d'Italia. Credo che superato la prima fase anche il Bologna, diciamo, potrà... Questa è ancora una fase di rodaggio. Sì, secondo me è una fase di rodaggio assolutamente anche per il Bologna. Intanto visto che spettacolo affondi nel derby, grande sì, coreografia, scenografia sugli spalti. Devo dire che mi ha emozionato vederla, perché questo derby l'ho fatto tante volte e si conferma sempre un palcoscenico importante dove si vive veramente il clima agonistico di due realtà molto vicine, molto certo, rivali tra di loro, anche campanilistica. E devo dire che dal punto di vista arbitrale fare queste partite era veramente un'emozione bello importante. Spot per la pallamano. Numeri importanti anche per quanto sono stati gli spettatori da casa che hanno seguito il match, tutto bene lì a Fondi. No? Media di 100.000 spettatori, direi che è andata molto bene, oltre allo spettacolo sugli spalti. Avete parlato di Fasano, c'è una notizia dell'ultima ora: Fasano ha ufficializzato il nuovo straniero, si tratta di Marko Knezević, giocatore serbo che vanta un curriculum importante, quindi un'altra novità nel roster a disposizione di Francesco Ancona. Vediamo anche la classifica del campionato di Serie A1 maschile, che arriva alla pausa dettata dagli impegni della nazionale, con comunque Conversano che dovrà recuperare la partita contro Bressano e dunque avrà la chance di agganciare il Bolzano in vetta alla classifica. C'è Trieste, come detto, che prosegue in una serie positiva di 5 risultati utili. Cassano Magnago segue poi al quarto posto, Cologne, come detto il Bressano, Fondi che ha vinto il derby, il Bressanone, Siena, Cingoli, poi il Merano. A chiudere la classifica c'è il Gaeta con 3 punti nel gruppo di squadre di 3 punti, Fasano che di punti ne ha 2 ma deve recuperare 2 partite, e il Bologna in coda. Da sottolineare come tra l'altro domani ci sarà in programma Bressanone il super derby d'Alto Adige tra Bressanone e Merano. Diretta Pallamano TV. Esatto. Abbiamo anche selezionato i gol più belli della giornata. Gol più belli, ma anche una chicca. È la top 3 di questa settimana di quello che è accaduto nel campionato di A1 maschile. Partiamo dalla posizione numero 3 con la clip, appunto. Alla posizione numero 3 c'è questo Božidar Leković, giocatore montenegrino che sta facendo davvero faville. Questo è un gol pazzesco, dai 12-13 metri ha staccato nella partita contro il Merano. Questo è un gol invece confezionato da Diego Strappini, che avremo modo di riapprezzare particolarmente al replay perché tira dietro la schiena, non so se ve ne siete accorti, grande freddezza, rivediamolo, e va a battere il portiere del Cologne. Alla posizione numero 1 non ho messo un gol, ho messo la coreografia dei tifosi del Gaeta per lo spettacolo davvero che entrambe le tifoserie hanno offerto in occasione del derby, ma questa è stata una coreografia davvero stupenda che ha contribuito a rendere Maxi Bandirone, sì, sì, davvero molto bello. E allora Sicilia con il suo presidente regionale, che sarà teatro di un importantissimo avvenimento di cui parleremo nel dettaglio, vedendo prima il servizio e poi parlando con il protagonista diretto, con il presidente della FIGIACA regionale. L'Italia e il beach handball, un binomio che si rafforza e che per la prima volta in maniera realmente significativa si prepara a coinvolgere e abbracciare una regione, la Sicilia. Tutto avverrà nel fine settimana, compreso tra l'1 e il 4 novembre prossimi, sulla spiaggia di Catania, scelta dalla Federazione Europea quale sede della quarta edizione della Champions Cup. In sintesi, un po' la Champions League del beach handball, ovvero i 16 club europei detentori dei rispettivi titoli nazionali al maschile e al femminile, e dunque per un totale di 32 squadre pronti a sfidarsi per il trofeo dei trofei. L'Italia sarà rappresentata da Grosseto tra gli uomini e dall'Italia Team tra le donne, ma il coinvolgimento della federazione sarà ovviamente ben maggiore e fondato
sulla volontà di tornare al centro della pallamano europea e mondiale, ospitando grandi eventi, appuntamenti di primo ordine in grado di creare attenzione attorno alla disciplina. In quest'ottica andranno tre appuntamenti già in calendario: la Champions Cup, che la FIGH si è peraltro aggiudicata per il prossimo triennio e perciò fino al 2020, seguita dagli europei indoor under 17 di seconda divisione femminile di questa estate in Abruzzo, per concludere con l'evento principe, il mondiale di beach handball, che a luglio 2020 animerà il litorale di Pescara. Ora però tocca a Catania, dove intanto fervono i preparativi, macchina organizzativa che procede a pieno ritmo con una capillare attività di promozione sul territorio siciliano per arrivare pronti alla giornata del taglio del nastro, come detto, il prossimo 1 novembre. Allora, nel dettaglio Matteo Aldamonte con una grafica, poi parliamo con Sandro Pagheria dello sforzo organizzativo della Regione Sicilia. Alcuni numeri per fissare quello che rappresenta questa Champions Cup, vediamo insieme la grafica, perché ai nastri di partenza ci saranno 32 squadre, 16 nel torneo maschile, 16 in quello femminile. È la prima volta che la manifestazione si svolge con 32 formazioni, 4 giorni, dall'1 al 4 novembre squadre in campo, 17 le nazioni rappresentate e più di 500 atleti in campo. Allora, numeri importanti, Presidente, immagino sforzo organizzativo importante. Importante in tandem con la federazione. Sì, uno sforzo veramente molto, molto importante per ricevere questo tipo di manifestazione. Noi siamo veramente onorati di ospitare diciamo la manifestazione più importante per club europea e credo che lo sforzo organizzativo che stiamo mettendo in campo è veramente enorme. Ci auguriamo che questo sforzo venga ripagato con la buona riuscita. Tra gli sforzi organizzativi anche un contatto importante con il servizio meteorologico? Sì, quello è fondamentale. Non so a chi rivolgermi, se al servizio meteorologico, ad altri, però certamente è fondamentale. Sarà importante, però, insomma, la statistica dice che in quel periodo generalmente le belle giornate, certo, sono assicurate. Ecco, dal punto di vista proprio dell'immagine, ecco, cosa può restituirvi la Champions Cup? Ma io credo che la Sicilia che mi pare stia ripartendo sotto ogni aspetto, no? Dal punto di vista tecnico, organizzativo, c'è stata l'elezione che ti ha visto trionfare, insomma, credo che si registrino segnali importanti da parte di un territorio che tanto ha dato alla pallamano italiana. Ma io credo che la storia della Sicilia, credo che è alla portata di tutti, avere la velleità di tornare a quel tipo di realtà credo che sia un po' prendersi in giro, perché c'erano condizioni totalmente diverse, c'erano supporti dal punto di vista economico che, certo, da parte delle istituzioni, che erano certamente a livelli diversi rispetto a quello che c'è adesso. La Champions League dà un valore aggiunto al lavoro ma non solo del comitato regionale ma di tutto il movimento, perché noi abbiamo fatto una scelta di coinvolgere tutti, quanto più persone possibile, proprio perché ci rendiamo conto che siamo in una realtà in cui la volontà e la volontarietà diventa l'elemento fondamentale per cercare di costruire qualcosa di buono per raggiungere alcuni obiettivi. Io, la mia percezione è che il movimento siciliano ha ben chiaro che questa è la strada giusta, e tant'è che recentemente abbiamo fatto un match su quello che è l'avvio della nuova stagione e credo che possiamo ritenerci soddisfatti che in pochi mesi, insomma, abbiamo ravvivato alcune realtà. Con partecipazioni importanti soprattutto nei campionati giovanili, di A2, di maschile, femminile, insomma, con una realtà che ha ripreso a camminare con passo anche spedito. Prima però della esaltante settimana che vivremo in Sicilia con la Champions Cup, un altro appuntamento internazionale assolutamente importante, no, per le sorti della pallamano italiana, Matteo. Due appuntamenti: il 24 ottobre l'Italia debutta nel gruppo 7 di qualificazione ai campionati europei del 2020 in casa della Russia a Mosca e poi il 27 scendiamo in campo alla Kiovenia Arena di Padova contro l'Ungheria, una partita fondamentale. Vediamo il servizio per approfondire questo debutto della nazionale italiana.
Il fascino della sfida, il prestigio dell'occasione, la voglia di sognare, sentimenti, fattori, pensieri propri dell'Italia maschile che arriva alle prossime qualificazioni agli europei del 2020, i primi a 24 squadre, i primi ad aprire spiragli reali per le squadre provenienti dalle retrovie del ranking. La nazionale di Riccardo Trillini ha ben chiari i ruoli ed equilibri del gruppo 7, Ungheria, Russia e Slovacchia, oltre agli azzurri con due posti certi per la fase finale da giocare fra Norvegia, Svezia e Austria e con altri 4 pass da contendere alle altre terze classificate degli 8 gironi che compongono complessivamente questa seconda fase di qualificazione. Provarci significherà fare punti con la Slovacchia fra casa e trasferta, ma anche strapparne qualcuno a una delle due corazzate del raggruppamento, e sono proprio russi e magiari i primi ostacoli sul cammino di Skatar e compagni. Debutto il 24 ottobre a Mosca in casa della Russia, poi il 27 ottobre la prima in casa alla Kyoene Arena di Padova contro l'Ungheria. Non una partita qualunque se non altro per il blasone e la forza dell'avversaria che gli azzurri affronteranno. Servirà l'Italia migliore al netto dell'assenza forzata di Fovio, a cui Trillini proverà a sopperire con il ritorno in azzurro di Valerio Sampaolo. Sarà una partita speciale per tanti motivi. Si torna alla Kyoene Arena, dove è nitido il ricordo dei 3.500 spettatori del giugno 2017 per Italia-Serbia femminile. Arriva l'Ungheria, che anche senza Vranjes in panchina, esonerato nei giorni scorsi, è squadra di valore mondiale. E poi sarà la serata della presenza numero 150 di capitan Pasquale Maione in nazionale. Tutti motivi per non mancare e colorare d'azzurro gli spalti dell'impianto patavino. A proposito, la prevendita è aperta, con biglietti in vendita sul portale www.midaticket.it. E credo che abbiamo già in collegamento telefonico il commissario tecnico della Nazionale Azzurra, Riccardo Trillini. Lo avremo tra pochissimo per approfondire il discorso. Vediamo subito la lista dei convocati, Matteo, perché anticipavi già questa novità che è poi un piacevole ritorno, no? Quello di Valerio Sampaolo. Di Valerio Sampaolo, che non si vedeva da un po' in nazionale, certo. Dispiace non vedere Fovio, questo è chiaro, però fa piacere contemporaneamente vedere Valerio Sampaolo far coppia con Ebner. Per quanto riguarda la batteria delle ali, Radovčić e Dapiran a sinistra, Sonnerer e poi anche qui una new entry, Umberto Bronzo, classe 2000, uno dei millennials, peraltro origini siciliane per infatti. Lui. Sorride qui al mio fianco Sandro Pagaria, terzini e centrali, Moretti, Starcevic, Skatar, Iballi, Savini, Bulsamini, Volpi e Dainese. E notizia dell'ultima ora, l'infortunio di Pablo Marrocchi, che con ogni probabilità non sarà della spedizione, e la batteria dei pivot è formata da Andrea Parisini e da capitan Pasquale Maione. Ed allora abbiamo Riccardo Trillini, annunciato già in precedenza. Grazie coach per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi per l'invito. Allora stavamo insomma in qualche modo rappresentando la lista dei convocati per questa doppia sfida, prima in Russia, poi in Italia contro l'Ungheria. Inutile nasconderlo, sono due impegni sulla carta proibitivi, ma l'Italia intende affrontarli a testa altissima, immagino, no? Ma certamente, noi abbiamo fatto un'ottima stagione l'anno passato e sappiamo che prima o poi sarebbe venuto toccare un livello superiore. Ora ci siamo, secondo me forse arriva un po' presto questo impegno così difficile, ma è importante per crescere avere sempre un avversario più importante e più difficile da battere. Siamo comunque entusiasti, i ragazzi si sono meritati questo palcoscenico con la qualificazione tempo fa, per cui dobbiamo solamente godere. Abbiamo qualche problema sul collegamento audio, chiedo alla regia di ripristinare intanto il collegamento con Riccardo Trillini. Dicevamo, con Riccardo ti coinvolgo, Sandro, doppio impegno sulla carta, insomma, impresa ardua, quasi una mission impossible, prima Russia in trasferta e poi contro l'Ungheria, che ha un ranking superiore alla Russia, più forte la Russia almeno sulla carta, in casa a Padova. Sì, ripeto, nel servizio sono state definite come corazze. Credo che non possiamo non essere consapevoli del blasone, della forza degli avversari, però ultimamente io ho visto la nazionale che soprattutto con impegni con squadre e nazioni blasonate ha tenuto testa per gran parte delle gare e facendo anche insomma vedere una buona pallamano. Un approccio diverso, un approccio sicuramente
di non essere già sconfitti in partenza. Quindi questo credo che la differenza in queste occasioni, al di là del fatto tecnico, certo, che certamente alcune nazioni sono oggettivamente più avanti di noi, però dal punto di vista emotivo, di impatto alla partita, credo che questo potrebbe colmare eventuali differenze che tra... Ecco, giro questa tua riflessione a Riccardo Trillini, che abbiamo nuovamente in collegamento. Dal punto di vista, ecco, dell'approccio alle gare, l'approccio a gare sulla carta, diciamo, proibitive, stiamo messi bene, insomma, non abbiamo alcun timore reverenziale, per quanto Russia e Ungheria meritino grandissimo rispetto, coach. Sì, ma ho sentito le parole di Tagaria, lo ringrazio, perché proprio questo è il punto. Stiamo cercando di fare la nostra strada, stiamo cercando di impostare una pallamano europea, non scopriamo sicuramente l'acqua calda, ma cerchiamo di giocare come giocano tutti, senza timori reverenziali e senza pensare che i giocatori italiani non possono giocare questa pallamano veloce e moderna. Per cui questo tipo di gioco, come ha detto Bagaria, si è visto l'approccio sia mentale che tecnico-tattico, è stato ben apprezzato, ci ha concesso anche di vincere partite con avversarie che comunque sono in un gradino superiore a noi nel regno. Ora vediamo a che livello è questo gioco contro due super squadre che sono alla prima e seconda fascia del regno. Bene, bene, ringraziamo Trillini, evidentemente abbiamo ancora qualche problema sul collegamento telefonico, ma il concetto credo sia chiaro. Ora ci fermiamo, andiamo in pausa con alcuni comunicati commerciali, poi rientriamo in studio perché abbiamo da parlare ancora tanto sia del massimo campionato femminile ma anche dei campionati di A2. Tra poco. Lo scorso anno le Next Gen ATP Finals hanno introdotto una rivoluzione nel tennis con nuove emozionanti regole, un'atmosfera elettrizzante e 8 storie di astri nascenti di interesse mondiale che proiettano il tennis oltre i propri confini. A novembre le Next Gen ATP Finals tornano con tante novità e nuovi protagonisti. Sarà uno spettacolo mai visto prima. Acquista oggi i tuoi biglietti su nextgenatpfinals.com. Il futuro è adesso. Campionato di A1 femminile che prosegue, anche in questo caso risultati sorprendenti, prosegue la marcia di testa dell'Oderzo, tiene botta il Bressanone, vediamo i servizi. C'è il quinto turno stagionale nel futuro immediato della Serie A1 femminile. Per quanto prematuro sia parlare di fuga, l'andamento di chi sta in vetta dopo 4 giornate appare proprio quello di chi sta accelerando senza guardarsi indietro. 4 giornate allora sono abbastanza perché Oderzo, Bressanone e Salerno abbiano già messo un significativo più 3, ovvero una vittoria e mezza fra loro e le inseguitrici più vicine. La vetta resta della formazione veneta, Corsara, sul campo di un Ariosto Ferrara rinfrancata dai risultati positivi delle giornate precedenti e costretta però a cedere sul 32-24 in una partita mai veramente in discussione al Palaboschetto. In Alto Adige si godono una Giada Babbo ancora trascinatrice in un Bressanone al quarto risultato utile consecutivo, è sempre lì aggrappato alla vetta. Con 9 reti dell'ala sinistra pugliese, la squadra di Ubi Nessing fa bottino pieno anche contro la Leonessa Brescia, battuta 32-25 in casa. Primato a portata di mano anche per Salerno, impegnato in EHF Cup domenica ma nel contempo reduce dal 26-22 al Cassano Magnago maturato nell'anticipo della quinta giornata, giocato giovedì scorso. Parentesi europea, campionesse d'Italia superate dalla stella di Svenigorod, formazione russa, ma che sorridono per le 3 reti della giovanissima Fabbo, 2003 dal sicuro avvenire. Stop a sorpresa del Cassano Magnago che rallenta bruscamente ed esce malconcio dal duello lombardo con il Leno. Accade tutto in casa di Costanzo e compagni autorevoli al cospetto di un avversario di esperienza ben maggiore nella massima serie. Eppure Leno gioca la partita perfetta, avanti 17-13 già dopo i primi 30 minuti e 31-29 al fischio di chiusura. Ritorno a casa vincente per Martina Crosta, la prima volta ad avversaria del suo Flavioni con la maglia di Dossobuono. Sono 4 i gol a fine gara firmati dal centrale laziale nel 26-16 con cui le veronesi passano e soprattutto tornano alla vittoria dopo 2 sconfitte consecutive. Appaiate alla Cassano Magnago a 4 punti le scaligere, tenteranno l'assalto al terzo posto proprio in occasione della quinta giornata, quando domenica pomeriggio in diretta TV su Sport Italia in Terra Veneta arriverà un Bressanone lanciatissimo. Allora, mentre la regia ci propone il quadro completo della giornata con il prossimo turno, chiedo a Sandro Pagaria, elementi di novità anche nel campionato femminile, non c'è più il binomio Salerno-Conversano, Conversano
che ha scelto di ripartire dalla 2, c'è lo terzo che è una insomma, conferma, anzi migliorata rispetto all'anno passato, sta ritornando alla grande il Bressanone, il Brixen, insomma anche qui cogliamo segnali di importante vitalità del movimento. Assolutamente sì, certo il settore femminile è quello che soffre di più nel nostro movimento, però le prime giornate di campionato della Serie 1 femminile ci consegna un quadro dove alcune squadre che fino a qualche anno fa magari recitavano un ruolo di contorno rispetto certo. al binomio Conversano-Salerno oggi diventano protagoniste e quindi questo significa che anche dal punto di vista societario si è investito su questo certo. settore. Lo terzo sì. diciamo che è una conferma rispetto anche al risultato della Coppa Italia dell'anno scorso per certo. esempio, quindi diciamo che c'è una... Bressanone invece è veramente un ritorno in grandissimo stile, no? Di una società che ha fatto praticamente la storia della pallamano femminile. Sì, anche se nonostante, ripeto, anche negli ultimi anni il Bressanone non ha sicuramente svolto un ruolo sì, importantissimo, però è sempre stata una squadra quadrata in quel, nel cresciuto. Campionato di... È vero, è vero. Matteo, abbiamo dato già uno sguardo al campionato femminile, lo hai fatto anche nel servizio. Da oggi, insomma, apriamo anche una piccola parentesi sul campionato di A2, sui campionati di A2. Sui campionati di A2 al maschile e al femminile. Partiamo con la grafica del campionato maschile che ha ereditato la formula a tre gironi che fino allo scorso anno era della Serie 1. Per quanto riguarda il girone A, vediamo quella che è la classifica con in vetta, oltre all'Appiano e alla Cassano Magnago, un ospite di questo campionato. La formazione Beh. Austriaca di Innsbruck, la Metal Pit Tirol, poi nel girone B invece al momento Parma e Secchia Rubiera assieme a Rapid Emiliano Romagnolo. Decisamente qui. Sì, la formazione, dicevamo Parma, Secchia Rubiera e Rapid Nonantola guidano a punteggio pieno la classifica. È iniziato da meno settimane invece il girone C che vede due squadre a punteggio pieno, sono il Masca Lucia, compagine siciliana, e il Lions Teramo. Che è appunto di punti ne ha 4. Masca Lucia allenato da Salvo Cardaci e in vetta la classifica. Puntate sul Masca Lucia come orgoglio siciliano e come lavoro che state portando avanti. Sicuramente il Masca Lucia rappresenta una delle realtà emergenti nel nostro movimento. Nel mio ruolo, diciamo, puntare su una piuttosto che un'altra società. Parlando ora di campionati nazionali, te lo puoi permettere. Diciamo che non farei certo. Il mio ruolo nella sua interezza, però oggettivamente quella che sembra tra le squadre siciliane più attrezzate oggi è l'HC Masca Lucia, che ha non solo dei risultati perché ha un'ottima squadra allestita in maniera puntuale, ma ha anche uno staff tecnico importante dove. Che deve essere la base della, certo. crescita di quel movimento. Ecco, una domanda, prendendo spunto dal Masca Lucia, quanto tempo dovrà attendere la pallamano italiana per ritrovare una squadra siciliana al top, sia nel settore maschile che nel settore femminile? Tu che conosci bene la sfera di cristallo, ancora no, questo non siamo dotati, però certamente ci sono delle realtà che stanno investendo nella 2. Masca Lucia, nella femminile c'è il Ali Marsala che ha allestito una squadra importante perché ha la velleità di portare la massima serie in Sicilia. Da presidente regionale credo che è l'ambizione prioritaria, certo, avere delle squadre nei massimi campionati. Certo, oggi soffriamo perché fino all'anno scorso avevamo l'Albatro nel massimo campionato che comunque certo. ha fatto anche degli ottimi risultati durante le ultime stagioni. Oggi probabilmente è il momento di transitorio per recuperare la giusta linfa. Parlavi delle Ali Marsala perché è partito anche il campionato di A2 femminile. E vediamolo subito con la grafica anche qui per riepilogare le classifiche. Deve ancora prendere il via il girone A, mentre nel girone B il Mezzocorona, Brunico e Guerriere Malo assieme all'Algund sono le quattro formazioni che hanno fatto punti fino ad ora perché si è giocata solamente una giornata. Nel girone C Marconi Jumpers, il Mestrino, Cingoli e Cellini Padova. Girone D con il Conversano che è scesa dalla Serie 1 maschile, dai vertici della 1 maschile assieme al Fondi di Manojlovic e al Teramo, e nel girone E invece, come dicevate in precedenza, la formazione delle Ali Marsala assieme
all'Aretusa e al Messina, tutte a due punti. Bene, abbiamo pochissimo tempo, anzi siamo oltre il tempo consentito, soltanto per dare insomma uno sguardo a quello che ci attende in questo fine settimana. Da una grafica all'altra, velocissimi. Domani appuntamento alle ore 19 su Pallamano TV per il derby della Serie 1 maschile Bressanone-Merano, recupero della quarta giornata, poi Brescia-Casalgrande, Ariosto, Ferrara-Leno e Oderzo-Flavioni, tutte sabato sempre su Pallamano TV con diretta handball, Dosso Buono-Bressanone e il Match of the Week in diretta su Sport Italia domenica. Bene, grazie a Matteo Aldamonte, grazie. Grazie a Sandro Pagaria per aver raccolto il nostro invito. In bocca al lupo soprattutto per l'impegno in Champions Cup che attende la Sicilia a novembre. È tutto per questo appuntamento con Handball Mania. Ci troviamo sempre puntuali alla stessa ora giovedì prossimo. Arrivederci. Come l'ha messa all'incrocio dei pali, un gol pazzesco.